Benvenuti, io sono James, un maestro di yoga da un po' di anni, da tanti anni sono in Italia. Ho grande piacere di condividere una piccola meditazione. Allora, se desiderate partecipare, non è da vedere, di ascoltare e di vivere. Per quel motivo vi chiedo di iniziare a prendere una posizione comoda. Potreste utilizzare la vostra sedia, una sedia comoda o divano, quello nel caso con la schiena dritta. Se seduti, se siete abituati anche non, quello che sia, usate tanti cuscini sotto le ginocchia, dietro il bacino, per stare bene, bene, bene comodi, non dobbiamo soffrire, vero? Meditare, che cos'è la meditazione? Minimo spiegazione, tutto da vivere con gli occhi chiusi, ok? Va bene, allora se siete pronti, prendete la posizione. A questo punto, gradualmente ascolterete con gli occhi chiusi, non avrete bisogno di tenere gli occhi aperti. Ok, vi do ancora qualche secondo per poter scegliere, prendere la posizione comoda. Come ho accennato, presso la posizione mantenuto poi la schiena dritta. Chiudete gli occhi. Pensate, chiudiamo gli occhi per collegare con noi, altrimenti non dovremo chiudere gli occhi. Pochissimi sono momenti che noi chiudiamo gli occhi di giorno. Tutto il giorno rimaniamo con gli occhi aperti, collegando col mondo esterno. Meditazione. Vorremmo almeno assaggiare, conoscere un minimo lo stato di meditazione, trascendere, trascendere. Dal grosso scivolare verso il sottile, dal sottile arrivare al più sottile. Siete abituati o non siete abituati? Vi chiedo di rilassare un minimo il vostro viso. Morbidite la vostra fronte e le vostre tempie. Sentite quella pesantezza della fronte e delle tempie. Ascoltate il respiro nella fronte, proprio nella fronte. Poi desiderate di sentire il respiro negli occhi. Vorremmo mantenere comunque uno stato di gioia. Meditare vuol dire conoscere la verità di tutto, considerando tutti noi come ricercatori e pensatori, osservatori, noi vorremmo conoscere tutta la verità che esiste, altrimenti soddisfazione reale non viene. Meditare vuol dire conoscere il sottile. Meditare vuol dire conoscere l'origine, altrimenti meditazione diventa solo un rilassamento. Va bene. Qualcosa accade anche come rilassamento, ben venga. Sappiamo già solo il fatto di chiudere gli occhi fa modificare ritmo del respiro, battito del cuore. Le onde cerebrali modificano il loro ritmo. Elettricità, le onde create dai neuroni,
le onde cerebrali modificano in poco tempo solo perché chiusi gli occhi. Se noi creiamo ora un minimo di gioia, potremo rimanere nello stato di gioia. Non è poco, anche se provocato lo stato di gioia, anche se provocato uno stato di sorriso consapevolmente, vale la pena perché siamo capaci. Stiamo usando la capacità anche dell'immaginazione. Pensate, senza l'immaginazione non possiamo fare niente. Prima del pensiero, prima di ogni lavoro, c'è l'immaginazione. Immaginare di avere gioia, immaginare il sorriso, provocare gioia, non è peccato. È una facoltà che ce l'abbiamo. Noi non vogliamo rimanere chiusi. Noi non vogliamo essere tesi. Noi non vogliamo essere rigidi. Ma spesso siamo chiusi, spesso siamo tesi e rigidi, contratti. Problemi nostri sono dovuto di questa chiusura. Dovuto di questa non apertura, dovuto di questa capacità che noi non abbiamo. Noi non siamo nati per rimanere chiusi. Davvero, noi siamo tutti nati per essere aperti. Se non siamo aperti, non possiamo dare né ricevere. Ripeto, se non siamo aperti, noi non possiamo né ricevere né dare. Si capisce l'importanza dell'apertura. Anche solo un sorriso non si può dare se l'altra parte non è aperta. Non si può ricevere un sorriso dato da qualcuno se noi non siamo aperti, se noi non abbiamo quel sorriso. Realizziamo. Ogni nuovo pensiero è una nuova nascita per noi, rinascita. Ogni nuova informazione è una crescita per noi. Non possiamo essere fermi, non possiamo andare indietro, dovremo andare sempre in avanti. Non è male andare anche un po' in fretta, ma senza agitare. Non si può andare in avanti con una velocità maggiore se non comprendiamo, se non avremo consapevolezza, se non creiamo stabilità, se non creiamo l'equilibrio, se noi non abbiamo questa base. Dopo, ritornato al vostro viso, rilassando la fronte un po' di più, le guance, accorgendo che il respiro rallentato abbastanza. Vi chiedo di sentire l'interno della bocca, mandibole e mascelle, che sono sempre attivi anche quando pensiamo che sono passivi. Pensieri, riflessioni, emozioni arrivano costantemente verso la bocca perché mandibole e mascelle che sono in azione attraverso le nostre parole. E anche quando noi pensiamo sono abbastanza attivati i muscoli della bocca. Vi chiedo rimanere individuando l'interno della bocca. Individuando l'interno della bocca. Chiudete bene gli occhi. Vero, lo so che siete già con gli occhi chiusi, ma chiudere un pochettino di più.
dirigendo lo sguardo all'interno, dirigendo lo sguardo all'interno. Osservate se avete qualche contrazione, tensione. Desiderate di sciogliere, togliere. Chiudendo di più gli occhi, riconoscete lo spazio che circonda. È vero, non avendo la visione, non facendo entrare luce negli occhi, noi non abbiamo più alcuna immagine degli oggetti, nessuna forma, nessun colore. Allora, le forme sono nati dalla non forma, colori sono nati dal non colore, suono sono nati dal non suono, silenzio. Vogliamo conoscere l'origine dell'origine dell'origine di ogni cosa. È vero, c'è tanta cosa da capire per arrivare allo stato di meditazione vera e propria. Capire chi siamo, cosa siamo, di che cosa è fatto. Avrete l'opportunità, vi farò capire tutto il resto nelle prossime lezioni. Ora, provocando uno stato di gioia, chiudendo di più gli occhi, provate a pensare ed annullare la forma corporea vostra. Tutti noi continuiamo a pensare che noi siamo questo corpo. Siamo anche, ma noi non siamo. Pensate, mentre noi diciamo che il nostro corpo, il mio corpo, stiamo dicendo che il corpo non siamo noi. Mentre diciamo la nostra mente, stiamo dicendo la mente non siamo noi. Dovremmo andare oltre, chiudendo di più gli occhi. Provate di annullare la vostra forma corporea. Unite con l'aria, unite con lo spazio. Unendo con il tutto, sentirete di essere dappertutto. Se noi siamo uniti con il tutto, tutto, tutto l'universo, immaginate momentaneamente la vostra casa, l'ambiente dove siete. Unendo diventerete l'ambiente. Uniamo con l'ambiente esterno, diventiamo anche l'ambiente esterno. Uniamo con tutta l'Italia, tutta l'Europa, con tutto il continente, altri continenti, tutta la nostra terra, unendo con ogni atomo della nostra terra, noi sentiamo di essere la Terra, unendo con altri pianeti, unendo con le galassie, unendo con tutto l'universo, sentiamo di essere l'universo. Capisce che aprire è fondamentale per unire. Apprendo, apprendo, consapevolezza cambia, conoscenza cambia. Comprendiamo meglio tantissime cose che in questo momento sembra difficile di comprendere. Vi chiedo di aprire, aprire fino a che voi potete. Con questo suggerimento vi lascio. Continuate mantenendo gioia piena. Un sorriso puro, apertura reale, godendo l'abbandono, davvero l'abbandono, in senso dove voi non avete niente da controllare, non avete neanche bisogno di controllare,
vorreste proprio conoscere, conoscere, conoscere di più e di più, di tutto, do proprio di tutto. Vivete con gioia piena, piena, piena gioia.